il rosso degli occhi per la commozione, quello indossato con una maglia, un foulard, una coccarda per onorare il ricordo delle vittime, l'altro il rosso della panchina come simbolo contro la violenza sulle donne. A Cerro a Volturno stamane la comunità si è messa in marcia per onorare Romina De Cesare, un fiore di quella terra, Giulia Cecchettin e le vite di tutte le altre donne recise dalla violenza di un uomo. Il corteo con gli studenti dai più piccoli ai ragazzi delle medie è partito dalla scuola. Sono stato spinto ad organizzare l'iniziativa dalle tante persone, dai tanti cittadini di Cerro che volevano lasciare un segno. Noi come cittadini, come amministratori abbiamo il dovere morale di portare avanti tutte le tematiche del caso, ma soprattutto infondere alla nostra popolazione scolastica i principi cardine che sono quelli dell'umanità. Abbiamo la responsabilità di educare maschi e femmine al rispetto reciproco e io lo sento forte perché ho tre figlie femmine, un figlio maschio e fin da piccolini cerchiamo di aiutarli a soprattutto anche a sopportare le frustrazioni. Nel mondo di oggi le frustrazioni non si sopportano più perché i no sono pochi, quei pochi che vengono dati diventano sì, le regole non valgono quasi più, noi genitori siamo i primi che abbiamo anche difficoltà a far rispettare le regole scolastiche perché entriamo nel merito, li giustifichiamo, li difendiamo sempre, non va bene. Nel silenzioso corteo anche Mario e Orlando De Cesare, il padre e lo zio di Romina. Bruttissimo, straziante. Dopo aver sentito l'altra di Giulia e di mia nipote sono veramente deluso e mi auguro che di queste cose non se ne vedano più, ma che venga veramente la fine. È impossibile che nel 2023 ancora queste cose succedano, e non, quasi tutti i giorni, quasi tutti i giorni. Perciò oggi è una giornata bruttissima, sia per me che per la mia famiglia. Insieme alle parole, nel solco del ricordo anche dei fiori. Sarà papà Mario a portarli alla sua Romina. Io ho abitato vicino a loro, Romina è cresciuta con mia figlia quando erano piccoline, ricordo ancora quando salivano le scale di casa mia, lei e mia figlia, e quindi veramente l'avrò sempre nel cuore, sempre, sempre. E poi ho voluto abbracciare anche prima Mario perché per me è come un fratello, il papà di Romina, e mi auguro veramente che vada avanti e che cerca di essere sereno perché purtroppo ormai non si può fare più nulla, però si può fare tanto per altre donne.